Non era certo un lavoro prioritario perché riuscivo a produrre corrente a sufficienza adesso che ci avviamo verso le giornate più lunghe, però ho deciso di completare il lavoro, totale 1200 watt di pannelli fotovoltaici per sopperire più che altro nel periodo invernale alle appunto giornate corte e eventualmente al maltempo. Ho provveduto a rinforzare un pochino questa struttura molto rudimentale, ho aggiunto dei pali di sostegno nel caso dovessero arrivare delle nevicate e quindi dovesse aumentare il carico sui pannelli fotovoltaici. Dubito che arriveranno nevicate, sicuramente non più adesso, ma dubito anche nei prossimi anni se andiamo avanti così. Il nuovo arrivato è un ciliegio, una Bigarro Napoleon, dovrebbe essere un ciliegio polpa bianca, soda e zuccherina. E niente, dovrebbe essere una pianta anche questa che si presta bene a questo ambiente. È già molto bella, già fiorita ovviamente. E niente, probabilmente inserirò ancora un Khaki Persimmon. Questo è il mio programma per quest'anno, poi basta. Qualcuno giustamente mi faceva notare che le reti che ho applicato sono un po' basse. Questo è vero, però la rete attorno alla pianta viene applicata per evitare che animali selvatici possano danneggiarla. Il problema è che questa è zona di cervi, quindi il cervo avere una rete alta fin qua o averne una alta fin qua gli cambia ben poco, perché tanto lui è talmente alto che se vuole mangiare i frutti e i ramoscelli freschi, i germogli, se li mangia. In ogni caso dovremo costruire una campana attorno alla pianta per evitare che il cervo possa mangiare i germogli. La protezione è più che altro per i capriolini. Ci sono anche i caprioli tendono, diciamo, a pulirsi il palco sul tronco della pianta e di conseguenza evitiamo un problema. Il cervo invece tende a mangiare la corteccia di alcuni alberi e quindi potrebbe proprio distruggerla, quindi già soltanto avere una retina attorno è un sistema di prevenzione contro danni molto grossi. Poi se il cervo si vuole mangiare i germogli non ci possiamo fare granché. La soluzione migliore in questo caso sarebbe sicuramente una rete elettrificata, cosa a cui sto pensando, probabilmente in futuro magari mi organizzerò. E poi la sorveglianza con anche le videocamere. Le videocamere spesso rilevano la presenza di cervi, quando
vedo che il cervo si avvicina, attivo l'allarme in modo da farli allontanare dalla zona, cercando insomma di distoglierli un pochino dal frequentare in modo assiduo questa zona, anche se è difficile proprio perché comunque c'è molto, questo è un alpeggio e quindi c'è il prato in mezzo al bosco e quindi il cervo predilige quest'area per brucare l'erba ovviamente.
prima d'ora ho trovato tutte tampiare singole, adesso non si capisce come mai. Qui ne abbiamo una che è un pezzo solo. Eccolo qui. Sinceramente non riesco a capire perché, ma continuerò con le tampiare singole, quindi uno spezzone e un altro. Para, prego, vieni qua, presentati al pubblico, dai. Vieni. Para, vieni qua. Vieni qua. Si emoziona. Prima volta sugli schermi, dai. Tu vuoi tanto taglio. Ah, ne che cosa può, se lo prendo, 8 kg di sostanza. Oh la 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 la. Guarda, fai un saluto alla videocamera. Fara. Non è mio, eh. Il cane di Cutrizio questo, è il figlio di Cutrizio. La figlia. La figlia, esatto. Ciao. Da simile nasce simile. Ehi, guarda lì. Guarda lì in camera.
Salute. Buongiorno a tutti, anche se in questo caso non lo considererei proprio un buongiorno. Adesso vi farò vedere il grosso problema che ho riscontrato ieri sera dando un'occhiata ai melari. Non è ovviamente ancora tempo di mettere sui melari, però ho detto andiamo a vedere che sia tutto in ordine. Purtroppo, a causa un pochino della mia pigrizia, o forse è meglio dire un po' per carenza di tempo, ho dimenticato di fare il trattamento per la tarma della cera. Questo cosa significa? Che se non facciamo questo trattamento, il rischio è che i fogli cerei all'interno dei melari, io pensavo più che altro all'interno del nido, i favi, quelli con covata, avevo letto più che altro così. In realtà, a quanto pare, la tarma della cera si insinua anche nei melari. E quindi i melari sono completamente rovinati. Ora dovrò cercare di capire, vi farò vedere un pochino anche la situazione, dovrò cercare di capire cosa si potrà recuperare e cosa no, però questo è un purtroppo un bel danno. Probabilmente facendo un collage di fogli cerei e rattoppando un pochino dove ci sono i buchi causati dalla tarma della cera, forse riuscirò un pochino a dare una sistemata, ecco, non dovrebbero essere completamente divorati, però purtroppo questo potrebbe compromettere un pochino la produzione di miele di quest'anno. In questo momento mi trovo all'interno della baita magazzino, quella sulla quale sto lavorando, dove sto risistemando il tetto. Finalmente sono riuscito a passare qualche giorno e sono riuscito ad andare abbastanza avanti con i lavori del tetto. Immagino che da mostrare probabilmente non è il lavoro più entusiasmante del mondo, è molto monotono da mostrare perché si tratta di spostare, rimettere pietre, mettere tronchi. Per me devo dire è un lavoro in realtà abbastanza appassionante, se non fosse per il mal di schiena a spostare delle lastre veramente giganti, robe di queste dimensioni. Se non fosse per quello è appassionante perché veramente si tratta di un gioco di equilibri, di trovare le pendenze giuste.
ho completato metà del tetto, sto lavorando sulla seconda metà attualmente. Devo dire che esteticamente, rispetto a come sono partito, il risultato paga l'occhio ed è già, secondo me, un risultato. Ovviamente bisognerà vedere durante le piogge le infiltrazioni, però già il fatto che sia esteticamente gradevole significa che non è tutto sbagliato. Se guardiamo il tetto e si rileva la continuità con il profilo precedente, significa che già il lavoro dovrebbe essere abbastanza corretto. So che delle volte è un po' noioso sentirselo dire, forse anche superfluo, ma se seguite i miei contenuti vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, perché questa è la cosa più importante che possiate fare per contribuire alla crescita e alla produzione costante di contenuti. Se potete veramente darmi questa mano, mi fareste un grandissimo favore, un grandissimo piacere. Per questo video è tutto, ci rivedremo spero presto, sicuramente una volta terminato il tetto i lavori diventeranno molto più interessanti, perché ho intenzione di eliminare questo soppalco del fienile e iniziare a fare tutta una serie di lavori con il legno e non solo. Attualmente, oltre al tetto, come vedete, sto lavorando anche alle piante da frutto, piano piano, ovviamente sempre venendo qui a piedi, non posso portare 10 piante per volta, quindi una pianta alla volta, pezzo dopo pezzo, sto creando un pochino questo mio piccolo frutteto. Vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo video, spero presto. Un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima. Ecco la situazione, guardate qua. Guardate come l'hanno divorati. Questo è uno, ma c'è anche di peggio. Ecco qui. Questi sono bei danni. Bei danni. Ora proverò a pulire il possibile. Vedremo un pochino cosa resterà.